Ed eccoci, eccoci, ce l'abbiamo, forse ce l'abbiamo fatta a collegarci con Robert Powell che probabilmente si era dimenticato di accendere il computer. E allora siamo con la trasmissione di appunti di antroposofia e mondo altro, ben trovati e ben ritrovati col nuovo incontro quindicinale del lunedì dalle 18 alle 21 con una nuova puntata della trasmissione appunti di antroposofia e mondo altro in onda sulle mitiche frequenze di Radio Gamma 5, 94 MHz, Campo d'Arsego, Padova. Col seguente bel augurio di una bella serata di in vostra compagnia di questo lunedì 20 giugno 2022 da parte di Corrado. ed Elio. Lunedì 20 giugno siamo a ridosso di date astrologicamente e spiritualmente importanti. Domani è il solstizio d'estate, 21 giugno, e tra 3-4 giorni l'importante festa di San Giovanni con la serata e notte significativa dal 23 al 24, con un appuntamento spirituale forte anche nel rito del falò di San Giovanni. Quindi questa sera, Corrado, ci sarà un bel impegno anche per te, ma si capirà tra poco. E in questa atmosfera così spiritualmente pregna e intensa, abbiamo avuto la grande fortuna di andare incontro a questi momenti significativi con un percorso conoscitivo esperienziale di veramente grande, grande rilievo, con uno studioso, ricercatore, scienziato di caratura internazionale, a livello scientifico, spirituale, antroposofico. E dovremmo avere collegato con noi, se Dio ce la mandi buona, con Robert Powell. Robert Powell, tu ci senti? Robert, can you hear us? Yes, I can hear. Good, excellent, excellent. Meno male che ci siamo riusciti a collegarci. Okay, so Elio said, just as well that we managed to establish a contact. Ecco, Yes. avete capito che Corrado ha un bel lavoro da fare perché dovrà fare la traduzione. Allora, facciamo una breve introduzione. Okay, so Robert, now before we start the interview, Elio is going to make a short introduction, okay, and then we can start the Okay. interview. So he's going to make the introduction and I'll translate what he says. Okay. Benissimo. Allora, la scienza dello spirito antroposofica, fondata da Rudolf Steiner, ci dà delle chiavi di lettura fondamentali per conoscere e comprendere chiaramente i drammi che l'umanità sta attraversando e i loro sviluppi. So, the science of the spirit, which is called anthroposophy, gives us some very important knowledge keys which will enable us to understand what's happening to humanity today and even how to overcome our problems. Ci aiuta la scienza dello spirito a comprendere l'azione delle forze antiumane che ostacolano l'evoluzione spirituale dell'umanità, creando situazioni che possono compromettere l'esistenza e gli sviluppi delle potenzialità umane. And anthroposophy gives us an insight into the anti-human forces which are an obstacle to human evolution and also to how to overcome them. Allora, l'uomo però può sviluppare in sé pensieri, sentimenti e forze che possono arginare e cambiare gli esiti drammatici che queste forze ed esseri antiumani e anticoscienza vogliono raggiungere. Human beings, however, have the capacity to develop within themselves thoughts, feelings, and forces that can sort of create a barrier against these obstacles and to change the outcome of these anti-human attempts. Ancora più l'uomo può vincere questi ostacoli se realizza che può collegarsi con forze ed esseri spirituali che possono essere di ausilio e di guida per far fronte e trasformare le azioni di tali entità ostacolatrici. And even more, human beings, if they wish to overcome these obstacles, have the capacity to connect themselves to forces and beings, to spiritual forces and beings, which can help us and guide us in overcoming our problems. La somma entità cosmico-terrestre del Cristo, con tutti i suoi collaboratori, può
può dare un aiuto determinante per fronteggiare e superare questi ostacoli, sempre che l'uomo, in libertà, lo voglia e si attivi per collegarsi a lui e alle altre entità divine aiutatrici. Questo però presuppone la volontà di volere minimamente conoscere questa entità e il Cristo, soprattutto avere conoscenza di quello che si dice essere la seconda venuta del Cristo, la parusia, che ci parla della sua nuova azione nel mondo, non più sul piano fisico, ma su quello eterico spirituale. The high being, the cosmic and earthly high being of Christ, with all his collaborators, can give us a huge help in overcoming these obstacles, but only if human beings in their freedom want this, and if human beings become active in connecting themselves to him and to the beings which are working with Christ. However, this presupposes the will to know these beings and the will to know the Christ, and above all, to have an awareness of what is called the second coming of Christ, the parousia. This second coming tells us of a new action of Christ in the world, which is no longer on the physical plane, but on the etheric spiritual plane. L'uomo deve liberamente volere collegarsi a lui e alle sue schiere, perché queste entità divine aiutatrici non vogliono ledere o condizionare la libertà dell'uomo, ma grandemente rispettarla, contrariamente a quanto invece fanno le entità ostacolatrici. However, human beings must wish to connect themselves to him, that is to the Christ, and to his co-workers, because these divine beings do not wish to compromise human freedom, but they act in a way in which they respect human freedom. Whereas the beings who want to oppose the development of human beings, they act in a way so as to compromise his freedom. Ebbene, il lavoro di questa sera si svilupperà col titolo La seconda venuta del Cristo, il suo aiuto e la sua guida per affrontare i presenti e futuri tempi apocalittici. And so therefore, today's theme will be the second coming of Christ, his help and guidance in overcoming the present and future apocalyptic times. Ebbene, allora diciamo che questa sera abbiamo questo titolo molto molto impegnativo. So tonight we have a very deep and difficult theme. Ogni parte di questo titolo è un capitolo a sé, tipo la seconda venuta del Cristo. So every part of this title is a chapter in itself, like for instance the second coming of Christ. E poi l'altro capitolo, come lui può aiutarci e guidarci per affrontare questi tempi difficili. And then the second part which deals with how the Christ can guide and help us in overcoming these difficult times. Tempi presenti e futuri che hanno a che fare con la previsione dell'Apocalisse di San Giovanni. Because the present and future moments of history have a lot to do with what is written in the book of Revelations. E quindi diciamo che abbiamo messo Robert Powell a un gran lavoro per parlarci di queste cose. And therefore we've decided to ask Robert Powell to help us in developing this theme, and we realized that it's not an easy theme. Ecco, allora prima di lasciare la parola con grandissimo piacere, ricordiamo per chi vuole intervenire con domande, considerazioni, eccetera, il numero per gli SMS che è il 334-710-2672 e che la registrazione di questa trasmissione sarà poi postata sul canale Kelios con la K di Telegram.
Okay, so Elio has just given a bit more information, but now the word is over to you, Robert. Prego, Robert Powell, siamo veramente molto molto interessati ad ascoltarti e con molto piacere e molta empatia. So Elio said that we are all ears. Thank you, Elio, for your introduction, and it is really a very difficult theme, but it's one which I've dedicated myself to. Okay, allora ha ringraziato Elio per aver fatto questa introduzione. Il tema è molto difficile, però è un tema a cui Robert Powell ha dedicato tutta la sua vita. And as a starting point, I'd like to refer to a passage from Rudolf Steiner, which he was in the last year of his lecturing activity in 1924, where he was speaking about the apocalypse of St. John to priests of the Christian community. E quindi, come per inizio, io vorrei citare da una conferenza di Rudolf Steiner data nel 1924, e fu una conferenza data ai sacerdoti della comunità dei cristiani. And in this lecture he said he was making a prophecy. He said that in the year 1933, from the year 1933 onwards, it will be possible increasingly for people to see or to have an experience of Christ in his second coming, not in a physical form, but in an ethereal form. Sì, quindi in questa conferenza Rudolf Steiner ha detto che dal 1933 in poi sarebbe stato più facile per gli esseri umani avere, diciamo, presentimento, conoscenza di quello che si può definire la seconda venuta del Cristo, ma che questa seconda venuta non è da non è da capire come qualcosa di fisico, ma è una venuta in un corpo etereo, quindi in un corpo non percepibile ai sensi. And at the same time, Rudolf Steiner said, humanity would also have to deal with the arising of the beast coming up from the abyss. Sì, però Rudolf Steiner ha detto che in contemporanea più o meno a questo avvenimento, il secondo ritorno del Cristo, l'umanità avrà anche a che fare con quello che ha definito la bestia che sale dall'abisso. And I think we can understand with these words, with this juxtaposition between Christ representing the good and the beast representing evil, we can see more or less a pronouncement on the part of Rudolf Steiner that this is the beginning of the apocalypse, the great struggle, the great battle between good and evil. Sì, quindi dalle parole scelte da Rudolf Steiner, cioè dal Cristo che rappresenta il bene e dalla bestia che rappresenta il male, c'è un po' questa indicazione di Rudolf Steiner che quindi in questi anni, in questi inizi degli anni 30, abbiamo in un certo senso l'inizio di queste profezie dell'Apocalisse. And indeed, we only have to consider that in that very year, 1933, was when Hitler came to power as the Führer, the sole leader of Germany. E difatti, proprio in quegli anni, cioè precisamente nel 33, dobbiamo rammentare che proprio in quegli anni Hitler, Adolf Hitler, divenne, arrivò al potere quale Führer, cioè il capo supremo. And of course not only in Germany, but if we look to Russia, already in 1929 Joseph Stalin had become the sole leader of Russia.
And he began in the year 1934 what is known as the Reign of Terror under his rulership. Sì, ma non solo in Germania, però anche in Russia, per esempio, nel 1929 Stalin divenne l'unico capo e poi poco dopo, nel 1944, iniziò il suo regno del terrore. And this continued essentially until the time of Stalin's death in 1953, that he ruled by fear and terror. Sì, e questo continuò fino alla morte di Stalin nel 1953, cioè che lui, Stalin, governava attraverso la paura e il terrore. And with this we see a signature of the working of the being whom is referred to in the Christian tradition as Satan, and whom Rudolf Steiner referred to using the ancient Persian name Ahriman. E in questa paura noi vediamo un po' la firma di questo essere che nella tradizione cristiana si chiama Satana, ma che Rudolf Steiner denomina con il termine persiano di Arimane. And so we have this juxtaposition of Christ, who is the bearer of divine love for humanity, and his opponent, this prince of darkness, Ahriman, who works through fear and terror. E quindi abbiamo questa differenza, questa giusta posizione tra il Cristo che agisce attraverso l'amore e questo principe delle tenebre, questo Ahriman, che invece agisce utilizzando la paura. In fact, if we consider the working of fear, we can find a spectrum. There is extreme fear, terror and panic, and then we can ascend up this spectrum and come more and more into love, and that is the presence of Christ. So that is really a choice each one of us can make in our lives. Sì, e quindi tutto questo si può vedere come una specie di linea di spettro, dove abbiamo la paura, poi paura intensificata diventa terrore, e poi sempre da un lato di questa linea, che poi diventa panico, assoluto panico, no? Mentre dall'altra parte di questa linea abbiamo l'amore, cioè il Cristo. And so we can see that in our time now this apocalyptic struggle is continuing. It began, we could say, in this extreme form in 1933, as prophesied by Rudolf Steiner, with the appearance on the world stage of these two human beings, Hitler and Stalin, who really affected the 20th century more than anyone else. Sì, e quindi allora vediamo da un lato che più o meno dal 1933 abbiamo l'apparire di questi due esseri umani, cioè Hitler e Stalin, che più di tutti gli altri hanno dato un'impronta al secolo XX. And of course we are not over this struggle between good and evil. It is now, in a certain respect, reaching a kind of culmination in our time, and I'll say more about this later. Però tuttavia questa lotta tra il bene e il male, in un certo senso non è ancora finita, anzi stiamo in un certo senso arrivando verso un culmine, e di questo ne parlerò più avanti. And what we
have to understand is that there are at this time of Christ's second coming also just as 2,000 years ago when he incarnated in physical form he had 12 disciples. There are also very advanced spiritual teachers who assist Christ in his work. Rudolf Steiner, for example, we can think of in this connection, and we can find others as well who help us to be able to succeed inwardly in this great struggle between good and evil. Ok, e quindi come 2000 anni fa, quando il Cristo apparve in forma fisica, era circondato da 12 apostoli, adesso che il Cristo è tornato in questa forma eterea, anche adesso lui ha degli esseri umani attorno a sé che sono altamente evoluti. Uno di questi è stato Rudolf Steiner, però ce ne sono anche altri. And I have been giving podcasts on this struggle since the time of the great conjunction between Jupiter and Saturn, which took place at the solstice on the 21st of December in the year 2020. E allora, da quando c'è stato il grande solstizio del 21 dicembre 2020, cioè dove c'è stata una congiunzione di Giove e Saturno, io ho dato tutta una serie di podcasts appunto su questo tema. And I'll just mention right now that these podcasts, of course, they're all in English language, but they are uploaded to a website called Sophia, S-O-P-H-I-A, Sophia School of Movement. Ah, okay. Allora, questi podcasts ovviamente sono in inglese, però si possono trovare in questo website che si chiama Sophia School of Movement, con Sophia che lo spelling è S-O-P-H-I-A, Sophia School of Movement. And up to this point in time now there are nearly 100 podcasts, and obviously it's a vast area which I've been approaching, but it's really about this struggle between good and evil, between Christ and Ahriman or Satan, the prince of darkness. Ok, ora ormai sono quasi 100 di questi podcast, quindi c'è veramente moltissimo materiale, però tutti hanno più o meno questo tema di questa lotta tra Cristo e Arimane. And my point of departure is what Rudolf Steiner brought, what he called anthroposophy or spiritual science, and I'll say a little bit more about that now. Ok, e il mio punto di partenza in tutto questo è proprio la scienza dello spirito di Rudolf Steiner. And this is something very important. I think everybody needs to know, and I think this is what this radio broadcast is about, that what Rudolf Steiner brought is to help humanity, to help everyone into the future. It is a platform of truth. Ok, e dunque tutto questo, anche questo programma radio, no? Ma questo mio il sito dove ci sono questi podcasts, sono lì per aiutare la gente, è una piattaforma di verità. And when we
think of the words of Christ, I am the way, the truth, and the life. It is really Christ himself who is this presence of truth that we are all seeking. Mm. E quando noi pensiamo alle parole del Cristo, io sono la via, la verità e la vita, in realtà dobbiamo comprendere che queste tre cose è proprio il Cristo stesso. And what I think many people will be aware of is that in our time there are so much so many lies and deceptions, what we could call fake news, propaganda that is in the modern day media is broadcast to human beings, so that many people are really confused what is the truth. Sì, è interessante come oggigiorno nei media ufficiali ci siano così tanti menzogne, inganni, quello che si chiama appunto i fake news, tutta questa propaganda, che ormai la gente è talmente confusa che si sta chiedendo: ma cos'è la verità? And we need the truth in order to find Christ. We have to orientate ourselves to the truth. As Christ himself said, that he would give us the truth, and he said, the truth will make you free. Okay. Allora, noi, se vogliamo trovare il Cristo, abbiamo proprio bisogno della verità. Anche perché, appunto, il Cristo ha detto che la verità vi renderà liberi. And the inverse of that, of course, is if we are living with lies and deception in our minds, then we are not free. We are influenced by entities that are not promoting the truth. E l'inverso di questo è appunto che se noi nella nostra mente siamo presi da, cioè crediamo in bugie e inganni, allora siamo sotto l'influsso di determinati esseri e non siamo liberi. And I think we can see in the case of both Hitler and Stalin that they had a program which basically consisted of establishing their own will over the entire population of their countries. E se noi guardiamo Hitler e Stalin, vediamo che questi due avevano una specie di programma, e questo programma consisteva nell'imprimere la loro volontà su quella delle altre persone. Whereas if we consider a great teacher on behalf of Christ, such as Rudolf Steiner, his main philosophical work is called Philosophy of Freedom. He was concerned that we, every human being, should come to an experience of freedom through their own thinking ability. Sì, mentre se noi guardiamo, per esempio, invece alla figura di Rudolf Steiner, lui ha scritto quest'opera fondamentale, La filosofia della libertà, e la premura di Rudolf Steiner era proprio quella di far sì che ogni essere umano diventasse libero attraverso un'attività di pensiero autonoma. And what we can see is that one of the main teachings of Rudolf Steiner in this work, Philosophy of Freedom, is that it is through our clear thinking that we then are able to guide our will in freedom. We are able to make decisions based on
the clear and transparent thoughts regarding what we should do. E uno dei capisaldi appunto della filosofia di libertà di Rudolf Steiner è che prima dobbiamo raggiungere una chiarezza di pensiero e tramite questa chiarezza di pensiero che noi possiamo guidare la nostra volontà in libertà. And with this we find then a deeply Christian approach in the sense that, as Rudolf Steiner spoke of, humanity as a whole has the task of becoming a new spiritual being, a kind of an angelic being in the future, which he called the hierarchy, like the angels he called a spiritual hierarchy, but humanity should become the hierarchy of freedom and love. E appunto Rudolf Steiner diceva che il destino dell'umanità è quella di diventare, cioè gli esseri umani devono diventare degli esseri spirituali tipo angelici, però e devono costituire quella che si definisce la gerarchia della libertà e dell'amore. And this this we always have to keep in mind, that this is our goal, is that we, as free human beings, as Elio said in his introduction, in the struggle between good and evil, we are seeking those spiritual beings who can help us and guide us. And they will do so only if we ask them, because they leave us free, they respect our freedom. E appunto, come appunto diceva Elio nella sua introduzione, in questa lotta tra il bene e il male, noi dobbiamo cercare l'aiuto di questi esseri spirituali, che però questi esseri spirituali buoni hanno la caratteristica di rispettare la nostra libertà e quindi ci aiutano solo se noi chiediamo a loro di aiutarci. So this is something we always have to hold in mind in every situation in our lives, is to ask. Every human being can ask their guardian angel. Every human being has a guardian angel who will help them, but only if asked. E quindi dobbiamo ricordarci questo, che noi tutti, ogni essere umano ha il suo angelo custode, e noi dobbiamo imparare a chiedere, cioè dobbiamo imparare a chiedergli di aiutarci. And among the many communications made by Rudolf Steiner, he drew attention to this time we are in now of the third millennium, that is from the year 2000 onward, that it is from this time onward that human beings would increasingly begin to have contact again with angelic beings. Rudolf Steiner ha comunicato appunto che dal terzo millennio in poi, cioè dall'anno 2000 in poi, per gli esseri umani sarebbe stato più facile stabilire un contatto con gli esseri angelici. Of course, there in Italy you have so many wonderful paintings from the time of the Renaissance or even earlier, and many of those painters, for them the presence of angels was a reality. We find in many great works of art angels are depicted. A voi in Italia, noi abbiamo tanti dipinti, specialmente del Rinascimento, ma anche di prima, per questi pittori, per loro la presenza di questi angeli era una realtà. And so the reason I'm mentioning all of this is that this is intrinsic to Rudolf Steiner's
spiritual science, he used the scientific method of exploration, but he expanded over and above the usual approach of science, which is strictly limited to the physical realm. Mm. And this is the development of spiritual science is really key for this platform of truth. Mm. Allora, appunto, per quanto riguarda questa piattaforma di verità di cui si parlava prima, è proprio importante capire che intrinseco all'antroposofia è questo metodo scientifico di spiegare le verità spirituali, che però è un metodo scientifico che va oltre il materialismo, ecco. Because already as a young person, Rudolf Steiner, who was very interested in science, science, of course, is the pursuit of truth. Mm. But Rudolf Steiner could see how in the thinking of many scientists that this darkness, a dark force, was at work to steer science in a negative direction. Mm. Rudolf Steiner da giovane era molto interessato alla scienza, appunto perché la scienza è la ricerca della verità. Però Rudolf Steiner già avvertiva come nell'attività scientifica degli uomini del suo tempo esisteva già una forza di tenebra che dirigeva questa scienza di allora in una certa direzione. And he himself was initially really, we could say, a philosopher. And he studied Goethe's theory of science, but he had a spiritual, a deep and profound spiritual experience of Christ in 1899, so at the age of 38, which really changed his life. Allora, Rudolf Steiner quindi era uno scienziato, era un filosofo, si occupava molto anche di Goethe, di goetheanismo, e però è avvenuto che nell'anno 1899, cioè quando aveva 38 anni, Rudolf Steiner ebbe questa forte e profonda esperienza del Cristo. And this really set him on the path of it. Gradually emerged in his life that he was proclaiming the second coming of Christ, in particular from about the year 1909 onwards, so about 10 years after this deep experience. E a seguito di questa esperienza profonda del Cristo, Rudolf Steiner è andato, ha preso un certo percorso che lo ha portato a essere uno che ha preannunciato questa seconda venuta del Cristo, questo specialmente dall'anno 1909 in poi. And what I became aware of then is that Christ really sent this individual of Rudolf Steiner to bring spiritual science, to bring his teaching in order to help human beings then to be able to find Christ in his non-physical manifestation in an ethereal form from the 1930s onward. Mm. E quindi noi possiamo in un certo senso capire che è stato il Cristo stesso a mandare Rudolf Steiner per fare sì che questo portasse la scienza dello spirito all'umanità, in modo che poi a partire dagli anni 30 l'umanità, almeno una parte dell'umanità, potesse trovare il Cristo nell'eterico. And this is really what I came to
is that just as when Christ came 2,000 years ago, in physical manifestation, he incarnated into Jesus of Nazareth. We could describe Jesus of Nazareth as the perfect human being, and Christ incarnated into him. And this was the physical manifestation of Christ 2,000 years ago. But there was a prophet, that was John the Baptist, who had been sent in order to proclaim this coming of the Messiah, Jesus Christ. Ok, e quindi e noi potremo vedere le cose in questo modo, che proprio come 2000 anni fa ci fu una manifestazione fisica del Cristo che si incarnò nel Gesù di Nazareth, che era un essere umano perfetto, come ci fu questa incarnazione del Cristo 2000 anni fa, questa incarnazione fu preannunciata da Giovanni Battista, che in un certo senso era stato mandato appunto dal Cristo per preannunciare la sua venuta in un corpo fisico. And in the same way it is possible to see Rudolf Steiner as the one who for the proclamation of the coming of Christ in this etheric form occupies the position of a prophet. Just as John the Baptist was the prophet of Christ coming in physical form, Rudolf Steiner was the prophet of Christ coming in ethereal or etheric form. E quindi più o meno allo stesso modo, proprio come Giovanni Battista è stato il profeta del Cristo in un corpo fisico, noi potremmo vedere Rudolf Steiner come il profeta del Cristo in un corpo etereo. And Rudolf Steiner also drew attention to the to the force of opposition that would come against this manifestation of Christ in his new form with his second coming. E poi Rudolf Steiner ha anche posto l'attenzione appunto alle forze di opposizione che si sarebbero sviluppate contro questa manifestazione del Cristo nell'eterico. And when he had this experience which changed his life in 1899, later on he spoke of the year 1899 as the start of a new age of light, an age in which human beings would come into the light-filled knowledge of the Spirit. E allora, quindi Rudolf Steiner ha avuto questa esperienza nel 1899 e ha indicato un po' questo anno come l'inizio di una nuova era della luce. And he spoke of this age of light that began in 1899 as commencing exactly 5,000 years after the beginning of the Dark Age, as it is known, or the Kali Yuga in the Hindu chronology, which began 3,101 years before Christ. Robert, in about 40 seconds, we're going to have a break. So remain with us, okay, and then in about 5 minutes from now, we'll continue the interview, okay? So I'll just briefly translate what you said, and then we'll have this break, okay? Okay, thanks. So stay tuned. Stay tuned. Quindi allora diceva che questa epoca della luce è iniziata nel 1899 perché 5000 anni prima, cioè 3100 anni prima di Cristo, era iniziata il Kali Yuga, l'epoca delle tenebre, che appunto è finita nel 1899.
Torniamo in diretta. Allora, Radio Gamma 5, 94 MHz, la trasmissione del lunedì quindicinale, Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. E questa sera abbiamo una tematica veramente pregnante, dal titolo La seconda venuta del Cristo, il suo aiuto e la sua guida per affrontare i presenti e futuri tempi apocalittici. E ricordiamo, per chi vuole intervenire, il numero di messaggi, il 334-710-2672, e che la registrazione sarà postata sul canale Kelios. Allora, riandiamo a contattare Robert Powell. Robert Powell, ci sente? Can you hear us? Robert, can you hear us? Yes, yes. Okay. Good. Now, Elio is going to read the foundation stone in Italian. He's going to read the first three parts, okay? And then we're going to continue with our interview. Okay. Devo dire a Robert Powell che ho faticato un po' a uscire dalle braccia di Arimane. Elio wants to say that at the start of this interview, he felt as though he was under Ahriman's grip because we had problems connecting with you. Che ho avuto molta paura perché tu non rispondevi. He was panicking because you weren't answering to our Skype messages. Okay. Va bene, adesso andiamo allora a leggere la pietra di fondazione. Data da Rudolf Steiner. Posa della pietra di fondazione. Rudolf Steiner. Anima dell'uomo, tu vivi nelle membra che attraverso il mondo dello spazio ti portano nel mare dell'esistenza spirituale. Esercita il ricordare nello spirito, nelle profondità dell'anima, dove nell'imperante essere, creatore del mondo, l'io proprio, nell'io divino, ha la sua esistenza. E veramente tu vivrai nell'essere universale dell'uomo, poiché il Padre Spirito delle altezze domina nelle profondità del mondo, generando essere. Serafini, cherubini, troni, fate risuonare dalle altezze ciò che trova eco nelle profondità. Questo dice ex Deo nascimur. Questo odono gli spiriti elementari in Oriente, Occidente, Nord, Sud. Possono udirlo gli uomini. Anima dell'uomo, tu vivi nel battito del cuore e del polmone, che attraverso il ritmo del tempo ti portano a sentire l'essere della tua propria anima. Esercita il riflettere nello spirito, nell'equilibrio dell'anima, dove le fluttuanti azioni del divenire universale, l'io proprio all'io universale, congiungono. E veramente tu sentirai, nell'attività dell'anima umana, poiché la volontà del Cristo domina all'intorno nei ritmi universali, dispensatrice di grazia alle anime. Kyriotetes, dynameis, exusiai, fate che l'Oriente accenda di fuoco ciò che attraverso l'Occidente assume forma. Questo dice in Cristo moribur. Questo odono gli spiriti elementari
in Oriente, Occidente, Nord, Sud, possano udirlo gli uomini. Anima dell'uomo, tu vivi nel capo in riposo, che dalle profondità dell'Eterno ti dischiude i pensieri universali. Esercita il vedere nello spirito, nella quiete dei pensieri, dove le eterne mete degli dèi, luce dell'essere universale, all'io proprio, perché possa volere in libertà, donano. E tu veramente penserai nelle profondità dello spirito umano, poiché i pensieri universali dello spirito dominano nell'essere universale implorando luce. Arcai, arcangeloi, angeloi, fate implorare nelle profondità quanto viene udito nelle altezze. Questo dice: per Spiritum Sanctum revivissimus. Questo odono gli spiriti elementari in Oriente, Occidente, Nord, Sud, possano udirlo gli uomini. Ecco, naturalmente sono parole molto impegnative da capire, però come immagini ci danno senz'altro un impulso a pensare a queste entità cosmiche che sono presenti e agiscono in noi. Ok, Robert, are you with us? Yes. Good. Did you manage to hear the first part of the foundation stone? Yes, yes. I believe that you've dedicated a seminar and you've written on the foundation stone itself. Yes, we have actually each year in Assisi a one-week workshop, one-week seminar on the foundation stone meditation with music, piano and violin. And this really helps to deepen into these profound words. So this takes place each year in Assisi and will be again this year. I'll be coming to Italy. Ok, I'll just translate. Sì, allora Robert Powell, lui ha dedicato appunto incontri sulla pietra di fondazione e li fa specialmente ad Assisi, con la presenza anche di un musicista, ci sono dei musicisti, degli euritmisti, e appunto anche quest'anno ad Assisi, poi mi sembra che sia in luglio. Sì, possiamo, visto che ci siamo, leggere gli appuntamenti. Ok, so Elio is going to read your upcoming seminars here in Italy for our listeners. Ok, and just to emphasize this I speak in English and also in German. I'm fluent in German, and Uberta Sebregondi translates into Italian. So we actually have three languages in these seminars. Sì, allora in questi incontri, questi seminari ci sono tre lingue, perché Robert Powell parla in inglese e in tedesco fluente, e c'è Uberta Sebregondi che invece traduce in italiano. Allora adesso Elio ci dirà le date. Sì, volevo anche ricordare agli ascoltatori un po', diciamo così, un po' il curriculum di Robert Powell. Before he mentions the dates, he wants to just recall your curriculum, okay, in Italian. Robert Powell, antroposofo, matematico, astronomo, astrosofo, terapeuta,
fondatore di Choreocosmos, euritmia cosmica e sacra, ricercatore per unire arte, scienza e religione, e tra i tantissimi suoi lavori ricordiamo la bibliografia Cronaca della vita di Cristo, la nuova rivelazione del divino femminino. E adesso, nel suo, diciamo, tour che verrà in Europa, inizierà con Dornach in Svizzera dal 22 al 29 luglio. E qual è il tema del seminario Dornach? Il tema del seminario Dornach è sulla pietra fondamentale d'amore con euritmia, e poi c'è i sette pianeti nei segni zodiacali di Bilancia, Scorpione, Sagittario, 21 configurazioni stellari con accompagnamento musicale nelle tonalità corrispondenti ai segni zodiacali e nelle rispettive atmosfere planetarie. Non so se vuoi tradurre, ma... Non serve, perché... Ecco, poi dopo Dornach sarà in Italia, partirà appunto sabato 30 luglio, in Italia arriva dall'1 al 5 agosto 2022, sarà a Roncegno, alla Spa Hotel Casa della Salute di Roncegno, a Trento, Italia, e il tema sarà la scala di Giacobbe e il viaggio dell'anima verso l'incarnazione. Molto interessante questo tema. E poi invece ad Assisi sarà dal 7 al 13 agosto, con il tema la seconda venuta del Cristo e la pietra fondamentale d'amore, il dodecaedro dell'etere morale. E poi, invece, la seconda settimana, dal 14 agosto al 20 agosto, il tema sarà andare incontro al futuro insieme al Cristo, il grande risanatore, il Cristo nostra guida in tempi apocalittici, che abbiamo noi fatto una sintesi poi di questi titoli per questa trasmissione. E poi, dulcis in fundo, sarà anche in Messico, nel Capodanno, in dicembre, dal 31 dicembre al 5 gennaio. Noi andremo in Messico, Corrado, no? Ma sicuramente. Ecco. We just said that we will certainly be in Mexico with you for the seminar. abbiamo due domandine, le possiamo farle, così dici, Corrado? Sì, ma magari prima di parlare delle domande, magari i nostri ascoltatori, se vanno sul sito Estrella de Oriente, sì. Estrella de Oriente, lì trovano appunto molto materiale di Robert Powell e trovano anche queste date con gli indirizzi e i contatti, quindi se siete interessati andate nel sito Estrella de Oriente e lì trovate tutto. E poi c'è anche l'altro sito importante, Sophia Foundation, che è dedicata proprio allo studio della Sofia e della Divina Saggezza. Sì. E, allora facciamo queste due domandine. Okay, Robert, before we continue, can we ask you two questions which our listeners have asked? Yes. Allora c'è Luisa che ci chiede: ciao carissimi, se nel 1899 è iniziata l'epoca della luce, allora significa che, nonostante l'imperare delle forze di ostacolo, queste ultime non prevarranno? Okay, grazie Luisa del messaggio. So Luisa asks, hello everybody, if in 1899 the era of light began, therefore it means that despite the power of the forces of obstacle, okay, these last, the dark forces will not prevail. Is that so? Yes, yes. This, what I'd like to draw attention to is that there is a particular rhythm, and my attention was drawn to this by Rudolf Steiner, who spoke of the time between the birth of Jesus and the what he calls the mystery of Golgotha, that is the sacrifice and the resurrection of Christ. He speaks of that time period as being 33 years. But actually then I found, he said, this is a very important new rhythm in world history,
And he said twice that rhythm, 66 years. And then he said three times that rhythm, 100 years. Now, of course, that means he's really talking about a rhythm of 33 and one third years. Mm. So I'll let you translate. Sure. Allora, per rispondere alla Luisa, sì, la Luisa ha proprio ragione, perché quando parliamo di questo non prevalere delle forze dell'ostacolo, dobbiamo ricordarci che Rudolf Steiner ha parlato di ritmi. Rudolf Steiner ha detto una cosa interessante, che tra la nascita di Gesù di Nazareth e il mistero del Golgotha, appunto, abbiamo 33 anni. E Rudolf Steiner ha definito questi 33 anni, cioè questo periodo tra la nascita di Gesù e il mistero del Golgotha, come un periodo di concepimento, come noi abbiamo il concepimento e la nascita che dura 9 mesi. Per questo periodo di 33 anni è come il concepimento del Cristo, e quindi il mistero del Golgotha potrebbe essere visto come la nascita del Cristo, mentre la nascita di Gesù potrebbe essere vista come il momento del concepimento. E questi 33 e un terzo anni, moltiplicati per 3, fanno esattamente 100 anni. Ok? So then, independently of this indication of Rudolf Steiner's, I found a key to being able to date the life of Christ, the life of Jesus Christ accurately, and that is described in my book, Chronicle of the Living Christ, which does exist in Italian translation. Mm. And there I found that from the birth of Jesus until the crucifixion was exactly 33 and a third years. Allora, sì, e in base a queste indicazioni di Rudolf Steiner, lui ha guardato alle date di Gesù e tutto questo è descritto nel suo libro Chronicle of the Living Christ, che è stato già tradotto in italiano, che mi sembra in italiano è Cronaca della vita di Cristo. Robert Powell ha scoperto che tra la nascita di Gesù e la crocifissione. Okay, so you discovered that between the birth of Jesus and the crucifixion. Well, the resurrection. Sì, e la risurrezione. Is exactly 33 and a third years. Mm, sì, sono esattamente 33 e un terzo anni. So, in Rudolf Steiner's lecture, he just said 33 years, which was a way of abbreviating, instead of always saying 33 and a third years, he just said 33 years. But in reality, it's 33 and a third years. Sì, Rudolf Steiner ha un po' abbreviato, perché Rudolf Steiner ha detto 33 anni, però in realtà non è 33 e un terzo di anni. And I won't go into details how I was able to find the exact date of birth of Jesus, but I will say what it was, and I can say this with 100% certainty. It was in the night from the 6th to the 7th, shortly before midnight, from the 6th to the 7th of December in the year 2 BC, which, yeah. Ok, adesso lui non va nei dettagli di come è riuscito a calcolarlo, però lui è sicuro al 100% ed è sicuro che la nascita di Gesù è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 di dicembre dell'anno 2 prima di Cristo. Sorry, here you're talking about Jesus of Nazareth. Yes.
not the Solomon Jesus. Right. Okay. Yes, talking about Jesus of Nazareth. Ok, sì, lui qui sta parlando di Gesù, cioè Gesù natanico, non il Gesù salomonico, però Gesù natanico è proprio nato nel 2 prima di Cristo, nella notte del 6 e 7 dicembre. Mentre quello salomonico puoi chiedere? Elio would like to know if you were able to calculate the birth of the Solomon Jesus. Yes, it was round about 8 o'clock on the evening of the 5th of March in the year 6 before Christ. So he was 4 years, 9 months older than the Nathan Jesus. E quindi invece ha calcolato anche la nascita del Gesù salomonico, cioè del Gesù descritto nel Vangelo di Matteo, e Gesù salomonico è nato attorno alle 8 di sera del 5 marzo del 6, dell'anno 6 prima di Cristo. E quindi il Gesù salomonico era più vecchio del Gesù natanico di 4 anni e 9 mesi. Grazie, thank you very much. Grazie anche Corrado per questo lavoro che fai. Robert, we can't hear you very well at the moment. Can you hear me now? Yes, we can hear you very well now. Okay. Ma allora l'anno zero come viene calcolato, se posso chiedere? Elio would like to know how we calculate the year zero. Visto che non è legato alle nascite di Gesù. Yes, so this is an important question because the historians count, they go 3 before Christ, 2 before Christ, 1 before Christ, and then they go straight to 1 after Christ, 1 AD, Anno Domini, 2 Anno Domini, and so on. This is what historians count. And astronomers say this is not good, we need to be able to have the year zero. So for astronomers, the year zero is the year 1 BC, 1 before Christ. And therefore, 2 before Christ is the year minus 1, 3 before Christ, the year minus 2. Ok, quindi per gli astronomi l'anno zero, so therefore for astronomers the year zero is actually the year 1 before Christ. Yes. Ok, per gli astronomi l'anno zero in realtà è l'anno prima di Cristo. Ecco, quindi per gli astronomi si parte da così. È una cosa un po' complicata comunque. È una convenzione come? It's a convention though. Yes. So I've gone into all of this in the book Cronaca della Vita di Cristo. Mm-hmm. Sì, e qui nella Cronaca della Vita di Cristo lui spiega bene queste cose, ecco. Thank you very much. Ma allora, per rispondere a Luisa, quando dice queste forze dell'ostacolo non prevarranno, insomma, chissà quando, però non prevarranno. And so therefore, to answer Luisa, the forces of evil will not prevail. No, okay, now I'm coming to this. Adesso ci arrivo. Okay. Continue, please continue. Yes, okay, so after the death of Jesus Christ in the year 33, the resurrection took place on the 5th of April in the year 33. This is Rudolf Steiner's dating, but it's also generally accepted now. Allora, secondo Rudolf Steiner, però è più o meno accettato la risurrezione che è avvenuta nell'anno, cioè nel 33 dopo Cristo, il 5 di aprile. And then his ascension began 40 days later, which was the 14th of May in the year 33.
Sì, mentre l'ascensione è avvenuto 40 anni, 40 giorni dopo, cioè il 14 maggio. And in the Foundation Stone meditation we just heard, we heard the names of the different spiritual hierarchies. In the third verse, the angels, the archangels, the archai, and or principalities. And in the second verse, we heard the exousiai, dynamis and kyriotates. But in Italian, one usually says the Latin names, right? Yes. The potestas, no, the virtù, dominazione, potestà. Sì, sì, virtù, dominazione, potestà. Sì. Serafini, cherubini e troni. Yes. Yes. And then the thrones, cherubim and seraphim. So these are the nine spiritual hierarchies. And we find this rhythm of Jesus Christ on his path of ascension was 100 years in each realm of the spiritual hierarchies. Allora nella pietra di fondazione, appunto, abbiamo nel terzo verso gli angeli, arcangeli, nel secondo gli exousiai, eccetera, cioè il potestà, dominazioni, e nel primo invece cherubini, serafini e troni, ok? Però parlando dell'ascensione, Robert Paolo ha calcolato che durante la sua ascensione il Cristo ha trascorso circa 100 anni in ognuna di questi tre gerarchie, in ognuno di questi tre livelli di gerarchie. And so the time of traversing through the ranks of the nine hierarchies was from the ascension day in the year 33 until the year 933. Ok, e quindi il Cristo ha iniziato la sua ascensione nell'anno 33 dopo Cristo e lui è salito su per queste nove gerarchie, dagli angeli fino ai serafini, e ora che è arrivato ai serafini siamo arrivati all'anno 933 dopo Cristo. And then there was the passage, we could say, into the realm of the Heavenly Father. But this is different. He comes as the Son before the Father, whereas with all the hierarchies, he is the world teacher as the divine Son. Ok, e dopo questo anno 933 il Cristo entra nel regno del Padre, mentre sta salendo per tutte le gerarchie, lui è visto come il world teacher, l'insegnante del mondo, ecco. And so this rhythm is no longer 100 years, but it is, he presents his life of 33 and a third years to the Heavenly Father. So if I've understood correctly, when he gets to the Heavenly Father after the year 933, he stays with the Father for 33 and a third years. Is that correct? Yes, so then this is what we call the cosmic midnight. Okay. The cosmic midnight as was in the year 966. Okay, quindi una volta arrivato al Padre, lui lì trascorre la sua mezzanotte cosmica e sta nei pressi del Padre per 33 e un terzo anno, e quindi fino all'anno 966. And then, for mirroring this,
exactly the cosmic midnight is the midpoint, then you can see that with his return coming back down through the hierarchies, he arrives back in the year 1899. Okay. Which is the start of the new age. Ok. E quindi, arrivata la mezzanotte cosmica, appunto, dal 966, dell'anno 966 in poi, abbiamo un rispecchiamento di tutto questo e comincia di nuovo la sua ascesa, discesa verso la Terra, e quindi di nuovo scende giù per tutte le gerarchie e arriva, appunto, fino all'anno 1899, che è quindi l'inizio della nuova epoca della luce. But I have a question for you. In the year 899, is he with the angels in the angelic hierarchy? Yes, well, it is from 1899 to 1933. This is again a period of 33 and a third years, which is the rhythm of his life. It is the time that during that time, it is the time of reintegrating into the Earth's etheric aura. Okay, e quindi dall'anno 1899 fino all'anno 1933, che sono appunto 33 e un terzo anni, il Cristo si reintegra nella atmosfera eterica della Terra. Ok. And this is why Steiner gives the dating 1933, but Rudolf Steiner himself was already in connection with Christ in his second coming, he says, from 1909 onwards. Sì, questi, allora, il 1933 è l'anno dato da Steiner, però lo Steiner era già in contatto con il Cristo dal 1909. Robert, I do have a question though. So, between 1899 and 1933, Christ was with the angels. Well, we could say it's a transition from the angelic realm into the Earth's etheric aura. Ah, ok. Quindi tra quegli anni, dal 1899 al 1933, il Cristo era in transizione dal regno degli angeli e si stava inserendo nel tessuto eterico della Terra. Ok. And Rudolf Steiner speaks of him appearing in angelic form. Mm. So, in other words, there's an ongoing connection of Christ in his second coming with the angelic realm. He actually appears to us human beings in angelic form. Sì, perché Rudolf Steiner dice che il Cristo ci apparirà in forma angelica e quindi c'è questa connessione che continua del Cristo con nell'ambito del regno del livello angelico. Now, of course, there's a lot I can't say in a short space of time, but in the seminar in Assisi on the foundation stone, I will say much more about this rhythm of 33 and a third years and how we can understand exactly then why Rudolf Steiner said the return of Christ begins in 1933. Mm. Ok, allora qui adesso durante questo programma radio non posso andare troppo nei dettagli perché non c'è tempo, però nel mio seminario ad Assisi, questo lo spiegherò bene, e lì si vedrà appunto perché sono 33 e un terzo anni e perché appunto il Cristo appare nel 1933 in poi. In fact, this foundation stone
meditation that we heard Elio read was brought down by Christ in his second coming from the realm of the Heavenly Father. So it is a really a gift to humanity. Difatti, questa pietra di fondazione, la meditazione che ha letto Elio, ci è stato portato giù dal Cristo stesso proprio dal regno del Padre. And when we hear in the meditation these are invocations of the seraphim, cherubim, thrones and so on, this we can hold in consciousness that Christ was descending through the realms of the hierarchies who were pouring in their blessing upon this gift, this foundation stone of love. E quindi quando appunto il Cristo scendeva giù verso la terra dall'anno 933, appunto lui raccoglieva queste benedizioni appunto da tutte queste gerarchie celesti che poi sono confluite appunto nella pietra di fondazione, in questa meditazione che ha letto Elio prima. And questo so è così difficile. So Elio says, and that's why this meditation is so difficult. Well, and why it is so important, because it does give us a direct connection with Christ in his second coming. It's like an announcement 10 years before his return. It's a proclamation from Christ himself. Sì, è difficile, però questa meditazione ci dà una vera connessione col Cristo, e questa meditazione è stata data da Rudolf Steiner 10 anni prima del suo ritorno, quindi è uno strumento per collegarci con la seconda venuta del Cristo. And so we can derive tremendous strength in this struggle between good and evil from the foundation stone meditation. So I was very happy when Elio spoke the meditation just now. E noi possiamo trarre una forza incredibile da questa meditazione nella nostra lotta contro le forze appunto di opposizione, e quindi per lui è stato molto bello ascoltare Elio leggere la pietra di fondazione. And in the seminar I'll be teaching, we shall also work with eurythmy gestures, which help to unlock the mysteries of the foundation stone meditation. E durante il seminario lavoreremo anche in senso euritmico con la pietra di fondazione, e questo lavoro euritmico ci aiuterà a togliere il sigillo ai misteri che ci sono nella pietra di fondazione. Però molto importante, very important. Yes, Elio says it's very important to work even eurythmically with the foundation stone. Sigillare questa cosa. Yes. Well, that is what I've been doing every year in Assisi now for about the last 15 years. Sì, è gli ultimi 15 anni che Robert ha fatto questo lavoro ad Assisi. And I feel it is a way, Assisi is a meeting ground between esoteric Christianity and esoteric Christianity. Assisi è un punto di incontro tra il cristianesimo esoterico ed exoterico. And so that is one reason for continuing this work there each year. Over the last 15 years or so. Ed è questo una delle ragioni per cui io continuo questo lavoro lì ad Assisi, e lo sto facendo dagli ultimi 15 anni. Yes, so
So we can see then, I'm going to move forward now in time, because Rudolf Steiner spoke frequently, particularly in the last year of his life, about the great challenge that will be coming at the end of the century, well, we could say the end of the 20th century, beginning of the 21st century, the great challenge that will be coming through the Ahrimanic intervention. Adesso voglio spostarmi in avanti, perché proprio negli ultimi anni della sua vita Rudolf Steiner ha parlato della grande sfida che l'umanità deve affrontare proprio alla fine del XX secolo e all'inizio del XXI secolo, e questo è appunto il confronto con Ahrimane. And this this was announced, this intervention, with the event known as 9/11, the destruction of the Twin Towers of the World Trade Center, which took place on the 11th of September in the year 2001. Ok, questo scontro con Ahrimane è stato annunciato proprio l'11 settembre 2001 con il crollo, diciamo, delle Torri Gemelle. And I think everybody could experience then the change in the world that came about with that event, which signified the launching of all these wars in Afghanistan, in Iraq, in Syria, Libya, and so on. Credo che più o meno tutti hanno percepito che questo avvenimento ha portato un cambiamento nel mondo, perché è stato da lì che sono partite tutta una serie di guerre in Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, eccetera. And this is the signature, we could say, of Ahriman. He is the promoter of war and divisiveness, whereas Christ is the bringer of love and peace. E questa è proprio la firma di Ahrimane, perché Ahrimane è proprio il promotore di guerre, di divisioni, mentre il Cristo è quello che porta la pace. And what I discovered then is that this Ahrimanic intervention is something very, very serious for humanity, and I'll describe this now in the next few minutes. Ho scoperto che questo intervento arimanico è qualcosa di molto grave e serio per l'umanità, che adesso voglio descrivere. And the best way we can understand the magnitude of this Ahrimanic intervention is if we consider the great intervention that took place, if we go back in time to ancient Lemuria. I hope this is not too complicated. Mm-hmm. We go back in time, we come to Atlantis, which was destroyed, but prior to Atlantis, there was the ancient continent of Lemuria, which also was destroyed. And it was on Lemuria that the first human beings incarnated, Adam and Eve, Cain and Abel, and so on. E per comprendere l'importanza, l'enormità di questo intervento arimanico, è opportuno andare indietro nella storia, andare prima ancora di Atlantide. C'era la fase lemurica dell'umanità, che è un'epoca ancora più indietro di quella di Atlantide. È importante perché nell'antica Lemuria ci fu la prima incarnazione degli esseri umani, che è descritta come quella di Adamo ed Eva. And this was the event that is described in the Bible as the fall of humanity, literally is a fall from
the region of paradise, then coming into incarnation upon the earth. Mm. And this was caused by the Luciferic intervention about one third of the way through the ancient Lemurian period. Mm. Sì, allora questa prima incarnazione nell'antica Lemuria nella Bibbia viene riferito come la caduta dell'umanità dal paradiso, e questo è avvenuto a circa un terzo dentro l'epoca lemurica, ed è appunto il momento dell'intervento luciferico. We have to understand that this was that humanity was in this realm of paradise, which was somewhere between the earth and the moon. It was a realm where we were together with the being we now call the Earth Mother. At that time, paradise, her realm, was more of an etheric realm surrounding the earth. Mm. Sì, durante l'epoca lemurica, prima della caduta, noi eravamo in questo regno, diciamo, tra la terra e la luna, era più, non esisteva la terra fisica, era tutto eterico, ed eravamo assieme a quell'essere che viene descritto nella mitologia, la madre terra. And we can see how every child begins life as a baby in the arms of its mother. And this is how humanity was essentially at that time in paradise, receiving everything from the mother. Mm. And there had to be an event that would take place that would lead us out of paradise in order to begin to gain our independence. Mm. Just as every mother knows her child has to eventually become separated and go into the world to find themselves. Mm. Sì, quando noi vediamo un bambino nelle braccia della madre, è un bambino appena nato, abbiamo un po' un'immagine di questa umanità precaduta. E come ogni madre sa, perché appunto il bambino alle braccia della madre è dipendente di tutto, però la madre sa che se il bambino deve diventare indipendente, deve staccarsi da lei. And so this is why the Luciferic intervention was allowed to take place, the Luciferic intervention into the human soul or astral body was allowed to take place, so that into the human astral body were implanted desires like conditions like doubt, desire, the impulse to take, to grasp. These impulses are what led human beings then to leave paradise and incarnate upon the earth. Sì, e quindi per far sì che l'umanità si staccasse dalla madre terra, da questo stato paradisiaco, fu permesso l'intervento luciferico all'interno dell'anima umana, cioè del corpo astrale, e questi esseri luciferiche hanno impiantato desideri, dubbi nell'anima umana che ha portato alla caduta dal paradiso. And of course this is a very important contribution that Rudolf Steiner made, is the distinction between Lucifer and Ahriman, between the devil and Satan, we could say. Lucifer, mm. The name implies light bringer, and Satan, the prince of darkness. Mm. But Lucifer brings the false light, the illusionary light. Mm.
Sì, Rudolstana ci ha spiegato anche la differenza tra Lucifero e Arimane, cioè Lucifero il diavolo e Arimane Satana, perché Lucifero ci porta la luce, come dice appunto il nome, però è una luce falsa quella che ci porta Lucifero, mentre Arimane, come dice il nome in persiano, significa tenebra. And so Lucifer, of course, continues to work in our time, and he works, for example, through alcohol, drugs, to lead us into an illusionary realm, which is not connected with real spirituality, but gives us the illusion of spirituality. Sì, Lucifero continua ad agire in noi, e per esempio agisce attraverso l'alcol e le droghe, perché ci porta verso una dimensione illusoria, dove ci sentiamo bene, però non è in realtà il vero mondo spirituale. And of course Ahriman also works within human beings to promote materialism and to forget completely about spiritual reality. Mentre Rimane, anche lui continua ad agire all'interno degli esseri umani, e lui promuove il materialismo, tutto quello che ci lega alla materia, ecco. And so just as there was this first fall, let's just think about the first fall with Rudolsteiner describes the first human beings who we call Adam and Eve as the strongest human beings. They were they had the strength to be able to take this step to incarnate upon the earth, and then other human beings followed. Of course we know Cain and Abel and Seth and so on. Quindi torniamo indietro a questa prima caduta nell'epoca lemurica, e Rudolf Steiner ci dice che questi due primi esseri umani, Adamo ed Eva, erano gli esseri umani più forti di tutti gli altri, e quindi furono i primi ad incarnarsi, perché appunto erano i più forti, e dopo di loro iniziarono ad incarnarsi altri un po' meno forti, come Caino, Abele, Sette e tutti gli altri, insomma. E poi tutta l'umanità. And the Earth Mother, who loves every human being, then out of love for these human beings incarnating upon the earth, also came down from her realm of paradise, from this etheric realm of paradise, and encircled the earth initially. This is what took place. Ok, ma anche la madre terra, a causa del suo amore per l'umanità, anche lei è scesa, so she also descended and is now in the etheric realm around the earth. At that time of Adam and Eve was in this etheric realm around the earth. Sì. I'm going to describe what happened. Ok, e anche lei è discesa, e al tempo di Adamo ed Eva era attorno il regno eterico attorno alla terra. But then the great tragedy occurred of Cain slaying his brother Abel and the innocent blood of Abel being spilt upon the earth. And that was such an affront to the Earth Mother that she then withdrew into the heart of the earth, into her own realm, kind of hiding away, you could say, in her realm, in the heart of the earth, which is called in the Tibetan tradition Shambhala. Okay. Però dopo è avvenuto questa grande tragedia, cioè l'uccisione di Caino e Abele. Robert, we're going to have the second break in 20 seconds. So
I'm going to translate what you just said after the break, okay? Okay, yeah, and then we'll continue. Yeah, exactly. 5 minute break. Sorry? Is it 5 minute break? It's about 5 minutes. Then we're going to continue with the foundation stone and then... E torniamo in diretta. Siamo con la trasmissione quindicinale del lunedì, appunti di Antroposofia Mondo Altro, dalle 18 alle 21. Abbiamo questa sera veramente una trasmissione molto intensa come percorso e approfondimento conoscitivo. Siamo in collegamento con Robert Powell dall'Ecuador. E il titolo della trasmissione è La seconda venuta del Cristo, la sua guida e il suo aiuto per affrontare i presenti e i futuri tempi apocalittici. Robert Powell, tu ci senti? Robert, are you with us? Yes, I'm here. Yes. Good. Now, Elio is going to read the last part of the foundation stone, and then we will continue the interview. Beh, intanto volevo ringraziare te di questi doni preziosi che ci doni, frutto di un lavoro profondo e anche faticoso, penso, che hai fatto in tutti questi anni. But Elio would like to thank you for being with us tonight and for giving us all these precious gifts that you were able to elaborate throughout your life. E un grazie grande a Corrado del lavoro enorme che sta facendo in traduzione. And he also wants to thank me for translating. Bene, andiamo alla e poi Corrado ha deciso, Robert Powell, che lui farà tutti i seminari con te da Dornach, Roncegno, Assisi e Messico. Okay, now Elio is joking because he likes to joke. He just said that I'm going to do all the seminars with you starting from Dornach, all the Roncegno, Assisi and then Mexico. Vabbè. Okay. Andiamo con la pietra di fondazione, la quarta immaginazione. Sure. Alla svolta dei tempi, la luce dello Spirito universale entrò nella corrente dell'essere terreno. L'oscurità della notte aveva terminato il suo dominio. La chiara luce del giorno irraggiò nelle anime umane. Luce che riscalda i poveri cuori dei pastori. Luce che illumina i capi sapienti dei re. Luce divina. Cristo, tu Sole, riscalda i nostri cuori, illumina i nostri capi, affinché diventi buono ciò a cui noi, con i nostri cuori, vogliamo dare fondamento. Ciò che con i nostri capi, diretto alla meta, condurre vogliamo. Ok, thank you, Elio. Thank you, you. So, Robert, I'm going to translate the last thing you said before the break, ok? Ok. So, quindi diceva appunto che quando c'è stato l'uccisione di Caino, cioè di Caino che ha ucciso Abele, c'è stato un grande trauma e la madre terra, quindi c'è stato questo sangue che è stato versato sulla terra e la madre terra e quindi in quel momento si è ritirata e è andata nel cuore della terra. E di questo ne hanno parlato gli iniziati tibetani. And I believe you said that at
Tibetan initiates spoke about this withdrawal of Mother Earth into the heart of the earth. Is that correct? Well, no, what I said is that the name in the Tibetan tradition for the realm of the mother in the heart of the earth is Shambhala. Ah, sì, no, aveva detto che nella tradizione tibetana il nome del regno della madre terra nel cuore della terra è il nome è Shambhala. Ok. Poi Valentin Thornberg aveva scritto anche Madre Nostra, una meditazione su questo, mi pare. And Elio said that Valentin Thornberg also wrote a meditation called Madre Nostra. Madre Nostra on this topic. Yes, yes, that's a very important meditation prayer to connect with the Earth Mother. So shall I continue? Yes, I'll just translate. Quindi Valentin Thornberg ha dato questa meditazione molto importante per connettersi con la madre terra. Yes, please continue. Sì, abbiamo due tre domande poi di ascoltatori. We do have two questions. Facciamo dopo alla fine. But we can postpone the questions to later. Please continue. Yes. So coming back now to the fall in the Lemurian period had consequences in paradise. Human beings had not experienced having to toil or labor. They had not experienced suffering, and they had not experienced death. These were the new things that human beings, when they took this step of incarnating upon the earth, realized, well, to nourish the body, you have to work, you have to collect food and so on. And that there is also illness and suffering, and there is also the event of death. So these, they realized, the first human beings, that the only way to come out of the consequences of the fall would be the coming of a spiritual being whom they call the Messiah. Sì, quando c'è stata questa caduta, cioè con le prime incarnazioni degli esseri umani, si resero conto che dovevano lavorare per nutrirsi, appunto, e che appunto si ammalavano e alla fine morivano. E quindi gli esseri umani si resero conto che per salvarsi da tutte queste tribolazioni dovevano aspettare la venuta di questo essere spirituale che chiamavano il Messia. And then there began the preparation in the different mystery centers for the coming of the Messiah, and also from the time of Abraham, the founding of a people to bring forward the perfect human being, Jesus, who would be the vessel for the incarnation of the Messiah. E quindi, per preparare questo Messia, i vari centri misteriosofici sulla Terra hanno cominciato appunto a preparare questo, e nello specifico con Abramo fu addirittura istituito un popolo, gli Israeliti, che aveva il compito di produrre un essere umano perfetto che sarebbe stato l'involucro appunto per il Cristo, il Messia. And what Rudolf Steiner drew attention to is that the being of Christ really is the Son of God, is a divine being, and was not born as a baby, but incarnated into Jesus of Nazareth at the baptism in the River Jordan. The baptism by John the Baptist. Sì, è importante capire quello che Rudolf Steiner ci spiega, che il Cristo
è proprio il figlio di Dio e quindi non è mai nato come un bambino neonato. Però il Cristo si è incarnato nel corpo di Gesù di Nazareth all'età di 30 anni durante il battesimo sul Giordano. And that we can see with the life of the teachings of Jesus Christ, with his teachings, he sought to reconnect human beings with the Heavenly Father. With his healing miracles, he was overcoming suffering. So with his teaching, he was overcoming toil in the sense that he said, "Come unto me, all ye who are heavily laden, for my load is easy and my burden is light." He brought us out of the toil aspect of existence through his teaching, that if we take his teaching, we don't experience life as a terrible toiling aspect of existence. And then through his healings, he overcame suffering. And then through his resurrection, he overcame death. So he overcame the consequences of the fall. Quindi, con la venuta del Cristo, è stato quello che ha superato le conseguenze della caduta. Quindi il Cristo con i suoi guarigioni ha superato le sofferenze delle malattie, con la sua resurrezione la morte e con i suoi insegnamenti la fatica di dover lavorare. Difatti lui dice: venite a me tutti voi che siete oberati e io vi darò riposo e il ristoro. Mio gioco è leggero, il mio gioco è leggero, eccetera, sì. So this, of course, he accomplished all of this, the overcoming of the consequences of the fall, as an example for us, and that with this he reveals what the goal of human evolution is, that we eventually are to become in his likeness. We are to become in the future also to attain resurrection in the far distant future. Sì, e quindi ha superato le conseguenze della caduta e ci ha anche indicato qual è la nostra meta, quindi che appunto noi dobbiamo diventare come lui e che quindi anche noi riusciremo a superare anche la morte con la resurrezione. In other words, we could say what he accomplished in one single incarnation is what we will accomplish eventually through many, many incarnations throughout a long period of time. Quindi quello che il Cristo ha conseguito in una singola incarnazione, noi potremo conseguire in una lunga serie di future incarnazioni. And so this also then is what is called in Christianity the redemption. It is the redemption of human beings from the consequences of the fall. Quindi tutto questo si chiama la redenzione degli esseri umani dalle conseguenze della caduta. And now, however, what humanity is facing since the event of 9/11 is this Ahrimanic intervention. Just as there was a Luciferic intervention in Lemuria, which brought about the fall, we are now witnessing the Ahrimanic intervention, which is bringing about a second fall. Ok, ma adesso invece, a partire dall'11 settembre, abbiamo un intervento di Arimene, mentre prima c'era quello di Lucifero,
E adesso abbiamo l'intervento di Arimene, quindi in un certo senso abbiamo una seconda caduta. And in order to implement this second fall, it is the intervention of Ahriman, whereas Lucifer intervened into the human astral body, Ahriman, his point of access is the human etheric body, and so it is through the medical profession and through vaccination that is his instrument of being able to insert himself into human etheric body. Allora, nella prima caduta, di quella di Lucifero, Lucifero si è inserito nel corpo astrale, mentre l'intervento di Arimane ha a che fare col corpo eterico, e questo intervento avviene tramite la professione dei medici, e quindi qui abbiamo a che fare con le vaccinazioni, eccetera. Tramite queste pratiche Arimane riesce a entrare nel corpo eterico. And this is the whole background to what we have been experiencing over the last period of time with the launching of the coronavirus to make people afraid. This again is the method of Ahriman, to make people afraid and through fear to get them to take the vaccination, which is what is called in the Book of Revelation the mark of the beast. E quindi questo è proprio il modo di agire di Arimane, e quindi attraverso la paura del coronavirus Arimane tenta gli esseri umani a prendere questa vaccinazione che nell'Apocalisse e nella scienza dello spirito viene anche chiamato il marchio della bestia. And I know this may be shocking for many people listening. What I want to hasten to add is that anybody who has taken this vaccine, if they repent, if they are sorry and turn to Christ, they can be helped out of this. It is a second fall, but one can be helped out of it. Allora, io mi rendo conto che quello che sta dicendo può essere scioccante per molte persone che ci ascoltano, ma io voglio dire a quelli che hanno preso questo vaccino che se si pentono, se si rendono conto di essere stati aggirati, eccetera, il Cristo ha la capacità di aiutarli e di guarirli dagli effetti di questo vaccino, dagli effetti spirituali, ecco. And so, of course, it's too much to go into now, but there are levels of the working of this vaccine, and it is not just the working in the human being on the physical and etheric level, although that is something very serious, but it works also upon the human being in on other levels as well. Ok, allora questi vaccini agiscono non solo sul corpo fisico ed eterico, però agiscono anche ad altri livelli sull'essere umano. And the incredible thing is that Rudolf Steiner actually predicted this this vaccination in a lecture he gave on the 7th of October in 1917. Sì, la cosa incredibile è che Rudolf Steiner ha anche prevista questa vaccinazione nel 7 ottobre 1917. And in that lecture he said that these spirits of darkness, these Ahrimanic spirits,
would inspire certain human beings in the medical profession to come up with, to develop a vaccination that would separate the human being from the soul and spiritual level. It would work into the etheric level primarily, and would cause a separation from the soul and spiritual level. Mm-hmm. Sì, nella conferenza Rudolf Steiner dice che questi spiriti delle tenebre avrebbero ispirati alcuni esseri umani nella professione medica di sviluppare appunto questa sostanza che avrebbe separato la componente animico-spirituale dell'essere umano dal corpo eterico. Diciamo, to separate the soul and spirit from the etheric body, in a way. From the etheric and physical body, yes. Sì, di creare questa separazione tra l'astrale e l'io e il corpo fisico ed eterico. So the goal of Ahriman here, it is to cause that human beings no longer have connection with their soul, spiritual level. They become completely focused only on the physical level of existence, the physical and etheric level. Mm. Ok, sì, perché la meta appunto di Ahrimane è di far sì che il collegamento con lo spirituale, con l'animico spirituale venga perduto e gli esseri umani si concentrino solo sul corpo fisico ed eterico. And he also said in this lecture that that they would within that the promoters of this vaccination, which of course are the pharmaceutical companies, they would also go after little children. Mm. E ha anche detto che appunto questi sono queste ditte farmaceutiche che avrebbero cercato soprattutto i bambini piccoli. As Rudolf Steiner explained, their goal with this vaccination is to cut people off from the soul and spiritual level at the earliest possible age. Mm. Sì, e la meta appunto di queste persone è di separare, di tagliare le persone da qualsiasi accesso verso l'animico spirituale al più presto possibile. Più giovani sono e meglio è per loro. And so it has just been announced in the United States that now, previously they had allowed children from the age of 5 upwards to receive the vaccine, and now they will allow it from the age of 6 months. So this is a terrible thing that is happening now. Mm. Difatti, proprio poco fa, negli Stati Uniti, gli enti hanno detto che questo vaccino potrà essere preso dai bambini già dopo i 6 mesi. E mentre prima avevano detto dopo il 5º anno, adesso hanno detto addirittura dopo i primi 6 mesi. E questa è una cosa veramente terribile. And the amazing thing is that Rudolf Steiner predicted all of this. It shows what extraordinary visionary power he had of clairvoyance. Mm. Ed è cosa incredibile che Rudolf Steiner aveva proprio detto proprio nello specifico queste cose. Ci fa vedere quanto potente era la sua chiaroveggenza. Because of the podcast I've been giving, as I explained at the beginning, there I have contact with many different people, and I know it to be possible for somebody who's received the vaccine, with the help of Christ and the angels, to come out of
It's like a kind of imprisonment, but to come out of it and to reconnect with their soul and spiritual levels. Mm. But they have to, repentance is key for this. Mm. Ok, allora nei miei podcast lo spiego, sono in contatto con varie persone e tramite il pentimento è possibile ricollegare con l'aiuto degli angeli e del Cristo, è possibile annullare gli effetti distruttivi di questi vaccini. Quindi è possibile, tramite però devono pentirsi. So to try and grasp the magnitude of this event, the first fall brought humanity down from paradise to the earth, and this second fall, the Ahrimanic fall, is actually connecting people who is connecting people with the what Rudolf Steiner calls the sub-earthly realms, which are realms of darkness. Allora, per comprendere l'enormità di quello che sta accadendo, nella prima caduta l'umanità è scesa dal paradiso sulla terra, mentre nella seconda caduta che stiamo sperimentando adesso, l'umanità può cadere dalla terra nella subnatura, nei regni sotto il livello materiale. And this is the question then, how what is the purpose of this? We can see with the first fall it was important that we find our individuality, so we had to separate from the earth mother and begin our incarnations upon the earth. Allora noi possiamo chiederci, ma che scopo ha questa seconda caduta? Perché la prima era quella di sviluppare l'individualità, ecco, mentre ci possiamo chiedere, ma che scopo ha questa seconda natura? And questa seconda caduta, express... scusate, sì. Yeah. It's difficult to express in words what is taking place, but it is what is connected with the second coming of Christ, what is called the judgment, and it is actually all summarized in Michelangelo's painting in the Vatican Museum, The Last Judgment. Allora, questo adesso è un po' difficile spiegarlo in parole, ma è collegato alla seconda venuta del Cristo, è collegata a quello che si può definire il giudizio, no? Che è anche raffigurato da Michelangelo nell'ultimo giudizio. And when we... Sorry, Robert, when I would just can I just interrupt you for a second? Yes, when yes. would you like to answer the questions? Would you like to continue a bit more and finish what you're trying to say, or do you feel that you could answer the questions now? How many time you need to finish? Would you like to conclude? Let me conclude. Sure. And then I come to the questions. Yeah. Okay. Go ahead. So when we contemplate Michelangelo's painting, we see, this is from our perspective as the viewer, where we see in the middle, we see Christ and the Virgin Mary and the apostles around them. And we see then the souls of the blessed ascending on the left side from our perspective as viewer, and we see then the souls of the damned descending on the right hand side. Quando guardiamo il dipinto di Michelangelo, l'ultima cena, vediamo Cristo nel mezzo con la Vergine Maria e gli apostoli, e a sinistra vediamo le anime dei beati che ascendono, mentre a destra vediamo le anime dei dannati che scendono.
And what this brings to expression is that there is a separation taking place among humanity through this second fall, and it is the choice that every human being has now. Do you choose simply the materialistic life that Ahriman offers us with restaurants and good wine and nice food and traveling around, or do you want to progress further into the future under the help and guidance of Christ as the Lamb and the Bride of the Lamb, Sophia, who were leading us towards the heavenly Jerusalem? E quindi allora questo dipinto di Michelangelo ci fa capire che sta avvenendo una separazione tra gli esseri umani, quelli che ascendono e quelli che cadono. E quindi ogni essere umano deve chiedersi: ma cosa vogliono? Voglio una vita materialistica dove posso andare in ristoranti, viaggiare, avere buon vino, oppure voglio progredire sotto l'egida dell'agnello e della Vergine Sofia, ecco. And so this is the very serious choice, and what we see then, the souls of the blessed are those who are choosing now to go on to the further path of evolution under the guidance of Christ and Sophia, and the others, the souls of the damned, are those who are choosing a descending path under the guidance of Ahriman as the Prince of Darkness. Quindi noi abbiamo questa il momento di questa grande scelta, allora dove ci sono le anime dei beati che continuano la loro evoluzione sotto la guida di Cristo e la Sofia, mentre gli altri che scendono sotto la guida di Ahrimane. And I coming back to Rudolf Steiner, Rudolf Steiner came really with this mission to prepare us for all of this, even predicting the coming of this vaccine. And it is really that he was prepared by Christ to lead us through spiritual science to be able to meet this challenge of the second fall. E quindi appunto Rudolf Steiner, che è stato preparato dal Cristo stesso per andare incontro a questa sfida, e appunto è stato proprio il Cristo che gli ha dato questo potere appunto di vedere l'avvenuta di questo vaccino, per esempio. E quindi sì, quindi le indicazioni di Rudolf Steiner sono molto importanti. And in my podcast, I also speak of other great teachers. It's not just Rudolf Steiner, but Rudolf Steiner is a very, very important world teacher. And he, as I've described in my podcast, he corresponds to the sign of Aries, which is the first sign of the zodiac, so in a way he's like a leader of these great teachers of Christ. Sì, allora nei miei podcast io appunto indico che non c'è solo Rudolf Steiner, ma ce ne sono anche degli altri. Lui è uno dei più importanti. Lui è sotto il segno dell'Ariete, che è un po' l'inizio di questa serie, ecco. And so, perché l'Ariete è l'inizio dello zodiaco, sì. Sorry, continue. So I think this is probably a good point then to come to the questions. Allora a questo punto possiamo rispondere a delle domande.
Sì, beh, un bel messaggio che ci dà così un bel stimolo da Rosaria, che ringraziamo. Dice: fantastica trasmissione, complimenti al vostro ospite che è riuscito a trattare il tema della serata con stile pacato, a Elio per le letture meditative e la scelta musicale e a Corrado per il grande lavoro di traduzione. Grazie di cuore. Grazie Rosaria, molto sensibile, sempre ci partecipi veramente di cuore. So this is a message from Rosaria who says it's a very very good transmission, a radio program, so he wants to compliment you Robert because you were able to explain this theme in a very precise way, and she thanks Elio because of his reading of the Foundation Stone Meditation and the choice of music, and he thanks me because of my translation work. Ecco, ci sono diversi messaggi, magari diamo delle risposte un po' sintetiche. Allora, Michela Cavaggioni, che ringraziamo, dice: buonasera e grazie a voi di aver nuovamente invitato Robert Powell. So, this is a message from Michela Cavaggioni, and she thanks us for having invited you, Robert. Vorrei chiedere sul tema dell'eterno femminile, come possiamo agire qui sulla Terra, poiché sempre più vi è una negazione di esso, almeno sul piano fisico. Okay, I would like to ask something of the theme, on the theme of the eternal feminine. How can we act here on earth? Because more and more we have a negation of the eternal feminine, at least on the physical plane. Le donne arabe e orientali vengono coperte con burka, mentre in Occidente il maschile mette un'evidente decadenza di ciò, con travestimenti, perversioni e camuffamenti varie. Grazie, grazie Michele. Because in the Arab world women are covered with the burqa, whereas in the West males put a sort of like decadence on all this because they dress as women and there are all sorts of sexual perversions around, especially I think she's referring to gay pride, etc. Yeah, well, I mean, of course, this is a huge question. The short answer is that Ahriman is promoting all of this, and he is behind the confusion. It says very clearly in the Bible, chapter 1 of Genesis, verse 26-27, God created the human being male and female. It's a very clear statement. And so Satan, who wants to take over humanity and the earth, we have to realize this, this is his goal. He is trying to reverse everything that belongs to ancient knowledge and teaching, everything that belongs to the teaching of Christ and so on. Sì, allora dobbiamo capire che Ahriman cerca di diffondere sempre più confusione. E difatti nella Bibbia, nella Genesi, nel capitolo 26-27, è scritto che Dio ha creato l'uomo maschio e femmina. Però appunto Ahriman, che sta cercando di creare un contromondo, vuole appunto portare scompiglio in tutto questo. Sì, leggiamo un altro messaggio. Now we have another message. E allora, perché qui poi spariscono un po', ecco, dice: buonasera a tutti, proprio stasera ho letto che un medico ha rilevato nelle autopsie di vaccinati con 3 dosi che non è più presente la ghiandola pineale, cioè a livello fisico ciò che state dicendo. Grazie di cuore, Chiara da Ferrara. Grazie Chiara del messaggio. Ok, so Chiara from Ferrara, she says that tonight she read that a doctor, a medical doctor, who has performed autopsies on vaccinated people with 3 doses, and this doctor discovered that the pineal
gland is no longer present in people with three doses, and therefore at the physical level something has happened. Yes, well, I've been following all of these developments very closely in my podcast, and it practically every day, or at least every week, there is some new discovery concerning the vaccines and what they are doing to human beings. So there is an extraordinary, we could say extraordinary aramanic intelligence at work through the vaccine. That's why I refer to it as the mark of the beast. Ahriman is the beast, and this is his plan to change human beings away from our divine origin into something else. A kind of Ahrimanic race is what he's trying to create. Sì, quasi ogni giorno ci sono nuove scoperte riguardo a questi vaccini, agli effetti, perché appunto questo vaccino è proprio il marchio della bestia, perché la bestia è Ahrimane. Ma cosa vuole cercare di fare Ahrimane? Lui vuole creare un nuovo tipo di essere umano, vuole creare un essere umano arimanizzato, e quindi vuole stravolgere l'immagine divina che l'essere umano porta impresso. Thank you. Un messaggio veloce: Ahrimane è da identificarsi con gli Stati Uniti. Grazie da Gabri, da Romano Zellino. Grazie Gabri. Okay, so we have a question from Gabri from Romano Zellino, and he says, can we identify Ahrimane with the United States? Well, this is a very interesting question, because Rudolf Steiner pointed to the United States as the region where Ahrimane would incarnate into a human being who would be called who's called in the Christian tradition the Antichrist. Rudolf Steiner always spoke of the incarnation of Ahrimane. And that, yes, so maybe you say that and then I add more. Ok, questa è una domanda interessante, perché Rudolf Steiner ha indicato gli Stati Uniti come la regione in cui si sarebbe incarnato Ahrimane, che viene definito l'anticristo. Ok, thank you. Deve continuare, he has to continue. Please continue. Oh. Yeah, I believe you wanted to say something else. Yes, that's right. Yes, so what Rudolf Steiner also indicated is that what distinguishes the United States from all other countries, just as the individual has a guardian angel guiding his destiny, each country has a guardian archangel or folk spirit. So we have the folk spirit of Italy, the folk spirit of France, of Germany, and so on. And the United States, however, has a backward archai. This is a higher being, but is more powerful, but is on a different level, and is fallen, and is related to Ahrimane, we could say. Ok, sì, perché appunto ciò che distingue gli Stati Uniti da tutte le altre nazioni è questo, che come ogni essere umano ha il suo angelo custode, ogni nazione ha una specie di arcangelo custode, quindi l'Italia, la Francia, eccetera, la Polonia ha il suo arcangelo custode, mentre gli Stati Uniti non hanno un arcangelo, ma hanno un essere ancora più in alto, un arcai, che però è un arcai ritardato, che ha un speciale collegamento con Ahrimane. And this being that is behind the United States is
That is why this being believes it has the right to control the whole world. And so this is the struggle that is going on now with the proxy war via Ukraine with Russia. It is really a war against Russia, being financed and promoted with weapons coming from the United States and NATO, which NATO is controlled by the United States. Ok, quindi per questo gli Stati Uniti, a causa di questo Arcai ritardato, negli Stati Uniti c'è questa credenza che loro sono portati a controllare tutto il mondo, e quindi adesso stanno portando avanti queste guerre per procura, queste proxy wars. Per esempio quella che c'è in Ucraina in realtà è una guerra degli Stati Uniti contro la Russia, usando la NATO e l'Ucraina come strumenti, però in realtà è una guerra degli Stati Uniti contro la Russia. Eh sì, infatti i neocon, no, si dice che vogliono proprio fare questo. And in fact the neocons want to do this. Allora, yes. Sì. Well, just to add to this, there has been released, or rather somebody leaked a secret memorandum from the Pentagon, which described the plan is to use Ukraine to conquer Russia eventually, and then also they want to deal with China. So it's a step-by-step program to control the whole world. That's the goal of the Antichrist. Sì, ok. Quindi c'è stato un leak, una fuga di notizie dal Pentagono, un memorandum, no? Che il piano è quello di conquistare la Russia tramite l'Ucraina e poi dopo la Russia di conquistare la Cina. Quindi è un piano passo dopo passo di prendere tutto il mondo, e dietro a tutto questo c'è Arimane. Grazie. Ci sanno fare bene però il loro lavoro. So Elio says, but they do their work very well. Allora, dice Luisa, dice, posso chiedere quale sarà il futuro per le persone che non si sono vaccinate? Beh, un po' l'ha detto prima. So Luisa asks, what is the future of those who have not taken the vaccine? Yes, well, I believe that people who have not taken the vaccine, they have on some level decided they want to continue their spiritual evolution. So they don't want to receive the mark of the beast and be part of the second fall, to belong to the beast. It's like a kind of baptism, you could say, by the beast, to receive this vaccine. They don't want to belong to the beast, and they want to belong to Christ, and they want to continue the divine plan of Christ and Sophia. Ok, quindi a qualche livello magari queste persone che non si sono vaccinate vogliono continuare la loro evoluzione, hanno rifiutato il marchio della bestia, che è come una specie di battesimo nell'arimanesimo, e vogliono continuare la loro evoluzione sotto l'egida del Cristo e della Divina Sofia. Ok, thank you. E c'è un messaggio che ringraziamo, dice che è tradotto l'ultima cena al posto del giudizio universale. Ma comunque... Okay, now this person pointed out that I made a mistake, that at some point instead of saying last judgment I said last supper, so I apologize for this mistake. Comunque ti fai complimenti per l'ottima traduzione. Okay.
Allora Giovanna, che ringraziamo, ci dice buonasera, grazie ancora per la trasmissione, grazie a tutti. Potresti ripetere le date e i contatti per gli incontri di Assisi? So, Giovanna would like us to repeat the dates and times of your seminars in Assisi, so Elio is going to read them out again. Sì, Assisi allora è dal 7 al 13 agosto, la prima settimana, e dal 14 agosto a sabato 20 agosto, la seconda settimana. Per iscriversi, chiedere informazioni, c'è una mail scritto Use Bregondi, che sarebbe Uberta Sebregondi, cioè quindi usebregondi@gmail.com. Però anche se vanno sul sito Estrella de Oriente, mettono questo sul motore di ricerca, mettono Estrella de Oriente e dopo magari Robert Powell, vanno subito nel sito e lì trovano tutti gli indirizzi, i contatti. Ecco, io avrei anch'io alcune domande, ci sono ancora altri messaggi. Ti chiedo, Robert Powell, se tu potresti stare anche 5-10 minuti dopo le 9, dopo le 21. Elio would like to know if you can stay with us 5 or 10 minutes beyond 9 p.m. our time. So, stay a bit longer. Is that possible? Yes, well let's I can't stay longer than 10 minutes but I can stay for another 10 minutes. Okay. Thank you. Thank you very much. C'è un messaggio un po' che fa un c'è un caro affettuosissimo saluto e ringraziamento a Robert da Gianna. Vabbè, Gianna. Okay, Gianna sends you heartfelt greetings to you. Ecco. Poi c'è un messaggio un po' che fa un po' di contraddittorio. Okay, now we have a message which sort of like is a bit difficult. Okay. Dice, ricordo sempre che questa è una sua visione, quella di Robert. So I would like to recall that everything you said is your own vision. Altre scuole di pensiero importanti per la portata di conoscenze uniche descrivono l'anticristo, l'apocalisse in modo totalmente diverso. There are other schools of thought which describe the advent of the antichrist in a totally different way. Inoltre io non vaccinato mai avrei la presunzione di essere un eletto, né che 3/4 della popolazione vaccinata siano dannati. I maestri descrivono questa una visione vecchia. Ciao. Moreover, I am not vaccinated, but I would never have the presumption to consider myself an elect, and that 3/4 of humanity vaccinated are damned. The masters describe this way of seeing things as antiquated. Ma io penso che il 525 hai travisato un po' quello che ha detto Robert Powell. But he says that the person who made this message has misunderstood what you're saying. Nessuno ha detto, Robert Powell tantomeno, che chi non è vaccinato sia un eletto. Insomma. Because nobody said, and Robert Powell never said, that people who are not vaccinated are elect. Né che i 3/4 della popolazione vaccinata siano dannati. Quindi... And you never said, and nobody ever said, that people who are vaccinated are damned. Interessante comunque che altre scuole dicono altri pensieri, insomma. But it's interesting that there are other schools that see the apocalypse in a different way. 30 secondi prima di finire. Okay, Robert, in 30 seconds there's going to be a pause and then after this pause we can conclude the program. E poi ho la domanda mia, che ne ho tante, però faccio una sola. Come si fa a così imparare a chiedere al Cristo di aiutarci e alle gerarchie angeliche? And then Elio has a question that you can answer after the pause. How can we learn to ask the Christ to help us? Anyway, stay with us. Grazie tantissimo a Robert Powell di questi ulteriori minuti che ci dà. Okay, so thank you Robert Powell for these extra few minutes. Se vuol dare questa risposta a questo amico ascoltatore, ma... So if you could answer this question, qual è la domanda? Sì, quello che diceva che ci sentiamo privilegiati. Yes, would you like to answer, you know, the last thing that I read out? Molto veloce, sì. Yes, well, so I was very careful to point out that Rudolf Steiner spoke of this coming vaccine, and that is an extraordinary fact of his teaching, that he was able to
like a true prophet, say what was coming in the future, and also to be able to say, for example, that round about the year 2000, I date it to the event of 9/11, that from that time the Ahrimanic intervention would become noticeable. Sì, Rudolf Steiner è stato proprio molto preciso, perché lui appunto ha parlato di questo vaccino, ha indicato l'anno 2000 e difatti l'11 di settembre siamo lì, quindi Rudolf Steiner ha azzeccato molto, molto bene queste cose. Thank you. So Rudolf Steiner gave us what we need to meet these challenges and all the knowledge of spiritual science is a platform of truth which protects us from the lies and propaganda of the media now dominated by Ahriman. That's an important point. Quindi Rudolf Steiner ci ha dato proprio tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per proteggerci dalle menzogne e propaganda di cui veniamo inondati, ecco. È una piattaforma di verità, ecco. Thank you. Allora, la domanda finale, e grazie tantissime, è il modo per, come dire, chiedere al Cristo, alle sue schiere, ai suoi aiutatori, per appunto farsi aiutare. So Elio has this last final question. Is there a way in which we can ask Christ and, you know, his angels to help us? Yes. Now this goes into what I've been developing over the years through Eurythmy. Eurythmy was given through Rudolf Steiner as a new form of movement that is connected with the etheric realm. And it is in the etheric realm where we find Christ. So this was really my calling, was to develop a path to Christ in the etheric through Eurythmy. And Uberta Sebregondi has translated some of my exercises that I've given, which can be a help for this step. And I also go into this in my various seminars as well. Okay. Can't really transmit it over the radio. E quindi sì, allora per avere questo aiuto del Cristo, per esempio, un modo è attraverso questa euritmia, che dove sono questi movimenti eterici, perché appunto il Cristo si manifesta nell'eterico, io ho sviluppato appunto questi esercizi specifici proprio per questo, e Uberta Sebregondi ha tradotto anche queste conferenze che ho dato proprio su come ottenere questo aiuto tramite anche l'euritmia. E le troviamo sempre su... And do we find this work by Uberta in Estrella de Oriente? I think so, yes, Estrella de Oriente. And it's in the English title is Cultivating Inner Radiance and the Body of Immortality. Ok, quindi il titolo in inglese è Coltivando luce interiore e il corpo dell'immortalità. Benissimo.
Allora, ricordiamo ancora che chi vuole sentire i podcast di Robert Powell, la Sophia School of Movement, in inglese, i podcast, e poi appunto Sophia Foundation, il sito, per vedere i lavori di Robert Powell, e Strella d'Oriente, i libri e quant'altro pubblicato sempre da Robert Powell. Allora, Robert Powell, noi ti ringraziamo tantissimo, anche perché lì non ti abbiamo fatto fare pranzo, perché sono le 14, saranno lì in Ecuador. Ok, so, Robert, we thank you very much, and we realize that we made you skip your lunch because in Ecuador it's 2 p.m. so you must be very hungry now. però volevo farti diventare un po' più prego. Yes, you were saying. I want to thank Elio and you, Ferraro, for your wonderful translation. I do understand quite a lot of Italian, and so I think you did a very good job, and also I appreciate the way Elio spoke very profoundly the words of the Foundation Stone Meditation. Allora Roberto ha detto che Elio ha letto molto bene la pietra di fondazione, e siccome lui conosce anche abbastanza bene l'italiano, ha detto che ho tradotto, insomma, è contento del lavoro che ho fatto. Grazie, ecco. Grazie. Possiamo rubarti un minuto per dirci questi mesi cosa prevedi per il mondo, questi transiti stellari? What do you predict in the coming months according to, you know, the stars in the heavens? Domanda. Well, it's going to be, unfortunately, it's going to be a very difficult time, but that is why spiritual guidance is so important. We have to learn to put questions to Christ, to Sophia, to our guardian angel for guidance. This is going to be more and more important. Allora, stanno per arrivare tempi molto difficili, lo si vede dalle stelle. E quindi è molto importante che noi chiediamo aiuto a Cristo e alla Divina Sofia e gli angeli. Thank you very much. Good luck, una buona vita per. Okay, thank you very much, Robert. Sì. And we will see you in Italy and have a nice lunch. Thank you all. Once again, both of you. Okay. Thank you. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.